È davvero intelligente, furbo e sorridente Doraemon, The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, da qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali. Ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone. Sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. Oh, accidenti, non è possibile! Che cos'è tutto questo disastro? Risistemate immediatamente! Non resterete sdraiati a non far niente soltanto perché è domenica! Ok! Infine, dopo un lungo viaggio... Tempismo perfetto, mia cara! Sai dov'è il telecomando? Non lo so, vediamo... Eccolo! Ti ringrazio! Potresti spostarti, tesoro? Vorrei passare l'aspirapolvere! No, dai, andiamo! Questa qui è la parte più divertente! Ci picchia, che lavoraccio! Sì, hai ragione! Mamma, noi abbiamo fame! Tesoro mio, manca ancora tanto per il pranzo! Aspetta, prima devo finire di fare il bucato! Ok, cara, ma ci vorrà ancora molto! No, soltanto un attimo! Oh, accidenti, si può sapere che succederebbe in questa casa se un giorno me ne dovessi andare? Mamma, noi abbiamo fame! Non hai ancora finito, tesoro mio? Lo so, non mangerebbero nulla e la casa sarebbe in disordine. Eccomi, sto arrivando! Che cosa hai detto? Ehi, scusa, ma che succede? Purtroppo mia madre è caduta e si è fatta male. No, povera nonna! Allora avrà bisogno di aiuto. Tu devi andare immediatamente a darle una mano. Sì, però... Sta tranquilla, penserò io alla casa. Non preoccuparti, cara, tu pensa a tua madre. D'accordo, allora, facciamo così. Io vado subito da lei. Ma per il pranzo come farete? Non c'è nessun problema, cucinerò io. Ma ora sbrigati, vai da lei. Va bene, abbi cura della casa. Di la verità, papà, tu hai mai cucinato prima d'ora? No, mai. Ma come dico sempre io, ragazzi, non esiste niente di impossibile se ci si mette davvero d'impegno. Ah, d'accordo, ora guardate. Andiamo, andiamo, andiamo a cucinare. Lo sai, sono molto preoccupato. Accidenti, che male, papà, che cosa succede? Ti sei fatto male? Ora che la padella è molto calda, devo solo versare le verdure per friggerle. Beh, per fortuna ne abbiamo delle altre. La tovaglia magica! Ciao, Nobita. Io sono appena arrivata. Come stanno andando le cose? Bene. Aia! Ma che cosa sta combinando? Tutto bene, mamma. Papà sta preparando il pranzo. E questa che roba è? Non l'ho mai vista in vita mia. A proposito, come sta la nonna? Sì, ho capito. Che cosa ha detto la mamma? Sentiamo. Che ritornerà il più presto possibile. Papà, va tutto bene! Meglio ordinare qualche cosa. Sì, evviva! Di solito lo tengo qui. Accidenti, è davvero strano. Dove sei andato a finire? Papà, io vorrei del pollo fritto. Io prendo delle patatine e qualcosa da bere. Scusate. Ma non riesco più a trovare il mio portafogli con i soldi. Ma non hai nemmeno degli spiccioli. Forse, vediamo quanti ne ho.
Oh, oh, non lasciatela scappare via! E ora cosa facciamo? Non sono abito, ho troppa fame per pensarci. Molto bene, so che cosa fare. Ah sì? E che cosa, papà? Andare a letto. Ma come, senza mangiare? No, sopravviverete. No, io non mi addormenterò mai, ho troppa fame. Avanti, un po' di pazienza. Quale pazienza? Non ce la faccio più. Uffa, e adesso che cosa facciamo? Certo, so qual è la soluzione. Ecco qui la tovaglia magica. Oh, cavolo, quella non è una cosa da mangiare. Oh, no, no, è molto meglio. Sentiamo, Nobita, cosa vorresti mangiare? Non importa, Doraemon, mi basta mettere qualunque cosa sotto i denti. Che ne dici di riso al curry, spaghetti in brodo e pesce alla griglia? Ah, ma è fantastico! Oh, da dove arrivano tutte queste cose incredibili? Non pensarci, papà! Avanti, mangiamo, forza! È buonissimo, vero? È il cibo più delizioso che abbia mai assaggiato in tutta la mia vita. Sono pienissimo. Ah, un ottimo pasto. Vero, e quando il cibo è buono ti viene voglia di mangiarne di più. Molto bene, ora manca solo il dolce. Ok, vogliamo macedonia di frutta, budino e caffè. E vai! Non ne posso più. Accidenti, ragazzi, sono veramente pieno. Dai, facciamo apparire altro cibo. Sarebbe un peccato farlo apparire senza poi mangiarlo. Sì, lo so, hai ragione, Doraemon, ma... Ho trovato! Perché non invitiamo qualcuno a cena? Sapete, ho provato un intero menù francese in un ristorante di alta cucina. Davvero? Per iniziare ho preso un piatto di escargot alla bourguignon. Scusami, Suneo, ma che cosa sarebbero queste escargot? Eh? Non sapete che cosa sono le escargot? È semplice, sono normalissime lumache. Che cosa? Sei impazzito, vuoi dirmi che hai mangiato le lumache? Certo, e poi la zuppa di tartufo. Anche il tartufo è una lumaca. No, quello è un tubero pregiato. Poi tonno al vapore con salsa allo champagne, un filet mignon con crema di funghi e per finire mousse di tè verde. Avreste dovuto provarla, una cena straordinaria. Però io non credo che vi capiterà mai. No? Posso sapere che c'è da ridere? Loro potranno provare quei piatti. Dovranno solo venire a mangiare da noi. State scherzando? No, niente affatto. Se non ci credete, seguiteci. Che cosa volete ordinare? Come antipasto escargot alla bourguignon. Come primo un consommé di tartufo. Per secondo pesce allo champagne. Senti, forse è meglio che lo scrivi tu, Suneo. Io detesto avere a che fare con dilettanti. Ma sei sicuro che funzionerà anche con questi piatti? Sì, certamente, Nobita, non ci sono dubbi. Ah, e poi eccoli! Wow, che aspetto invitante! Sono bellissimi! Però chissà che sapore avranno. Non vi resta che assaggiarli, buon appetito. Grazie. Ma è delizioso! Ah, squisite! Non pensavo che le lumache fossero così buone! Oh, straordinario! Adesso vorrei del riso con verdure! Ma quello è un piatto che mangi tutti i giorni! Hai ragione, allora del manzo con riso e verdure! Allora io prenderò del maiale dog bo. E per me invece delle patate dolci, Nobita. Certo, qui abbiamo tutto quello che volete. Sai, mamma, sono veramente felice che non sia nulla di grave. Mi spiace averti fatto impensierire. Ah, sta tranquilla, mi sono solo preoccupata un po' quando ho ricevuto la telefonata. Oh, non c'è ragione, tuo fratello tende sempre ad esagerare, lo sai. Accidenti, è tardissimo, devo tornare a casa. Ma non sarebbe meglio che rimanessi qua? No, sono in pensiero per loro, è meglio che vada.
D'accordo, ma a volte ad un marito fa comodo avere un po' di tempo senza la moglie in casa, non trovi? Non è assolutamente vero. Sono più che certa che non vedono l'ora che io torni da loro. Senza di me non mangiano. Finalmente possiamo mangiare! Sì, è arrivata ora di cena. Cosa prepariamo? Cosa ne dite della cucina cinese, eh? Sì, ottima idea! Va bene, ci penso io allora. Oh, sta piovendo. Forse mi sarei dovuta fermare da mia madre. Non lo posso fare, no. Devo riuscire ad andare avanti. Mi aspettano, saranno a digiuno. Sono arrivata a casa! Io ce l'ho fatta! E adesso vi preparerò da mangiare! Ciao! Eccomi a casa! Ragazzi, che mangiata! Bentornata, cara! Ma che cosa ti è successo, mamma? Sono così pieno che non riesco a muovermi. Vuoi mangiare qualcosa, tesoro? È buonissimo. Io non capisco. Come mai la mamma si è arrabbiata così tanto con noi? È vero, è molto strano. Probabilmente avremmo fatto qualcosa di sbagliato, ragazzi. Va tutto bene! Un lavoro part-time come Yeti! Eccolo Yamagon, il misterioso mostro di cui parlano tutti! È quello che vive sul monte Yamaoko, esatto! Ci picchia, chissà se è come l'abominevole uomo delle nevi dell'Himalaya! Un'equipe televisiva è andata a cercarlo e l'ha fotografato! Sono riuscita ad avere quella foto perché mio padre è un amico del responsabile del canale! Lo sappiamo che è amico del responsabile del canale! Però l'immagine è molto lontana e sfocata, è difficile dire cosa sia! Potrebbe anche essere un orso oppure una persona! Non starei mettendo in dubbio la mia fotografia! Se è così, perché non provi tu a fare una foto migliore? D'accordo, ci proverò. Sì? Quanto scommettiamo che è così fifone da chiedere a Doraemon di accompagnarlo sul monte Yamaoko? Allora credo che verremo con te. Ottimo, siamo finalmente sul monte Yamaoko. Non mi sorprenderebbe affatto vedere subito lo Yamagon. Mi spiace, ma io non credo proprio che esista. È stato visto da un sacco di testimoni ed è stata perfino scattata una fotografia. No. Ehi, Doraemon, ma tu non vieni con noi? No, a me sembra inutile cercare qualcosa che non esiste. Ti ricrederai! Io riuscirò a trovarlo, rimarrai a bocca aperta! Non riuscirebbe a trovarlo neanche cercando per anni. E lo Yamagon! Cosa? Dove? Dov'è lo Yamagon? Non lo vedo! Lo sai, amico, ero convinto che lo Yamagon somigliasse molto di più ad una scimmia. Hai ragione, in effetti a guardarlo bene sembra più un procione, non trovi? Ehi, siete riusciti a vedere lo Yamagon? No, ragazzi, questo è soltanto un procione, è evidente. Io non sono un procione, sono stato chiaro! Yamagon, Yamagon! Dove sei? Vieni fuori! Forza del mare! Povero, lo stanno cercando tutti, capisco che non voglia mostrarsi. Andiamo, coraggio, fatti vedere. Voglio fare una bella fotografia da portare a Doraemon. Anche se ad essere onesti mi fa un po' paura l'idea di ritrovarmelo davanti. Ah, eccolo lì! Ho visto lo Yamagon, guardate! No, era solo una scimmia, scusatemi. Correte, lo abbiamo avvistato! Accidenti, ragazzi, guardate, è un mostro terrificante! Visto, lo sapevo che esisteva! Già, sembra che avessi ragione! Oh, è proprio lui! Incredibile! Coraggio, Yamagon, girati! Soltanto una foto! Guardatelo, è spaventoso! Incredibile, è proprio lui! Ma allora esiste veramente! Non andartene! Aspetta, voglio fare altre fotografie! Secondo voi non riusciamo a raggiungerlo? No, non si può, quella montagna è pericolosa!
Ehi, Doraemon, perché non usiamo i copter? Evviva! Chissà dove sarà andato a finire. Non ne ho proprio idea. Guardate, laggiù c'è una grotta! Ragazzi, avete visto? Queste sono ossa! Ma no, ti sbagli! Quelli sono solo dei rami! Sì, giusto! Avanti, coraggio, non facciamoci impressionare! Costume. Ho sempre ragione, ve l'avevo detto che non esiste lo Yamagon. Non si fa così, hanno ingannato tutti quanti. La pagheranno cara. Andiamo a raccontarlo in televisione. Sì, hai ragione, ottima idea. Nobita, che ti succede? Ci sono rimasto male, eravamo partiti pieni di speranze. Non te la prendere, sono cose che capitano. Mi è venuta un'idea, perché non andiamo sull'Himalaya a fotografare l'uomo delle nevi? Oh, ma smettila, non ti sopporto più, Nobita. Non lo sai che l'Himalaya è un luogo sterminato? Un sacco di spedizioni da ogni parte del mondo hanno cercato l'uomo delle nevi, però nessuno è mai riuscito a trovarlo. Sì, certo, lo so, Doraemon, è proprio per questo che ne vale la pena. Ti ricrederai, riuscirà a trovarlo e rimarrai a bocca aperta. Scusi. È la bambina dell'uomo delle nevi! Per quale motivo stavi correndo se hai il tuo copter? Ma senti chi parla, Doraemon! Guardate, mangia la Docodemo porta! Così non ritorneremo mai più a casa! Accidente, che facciamo? Gelatina traduttrice sapore ghiaccio! Signora abominevole uomo delle nevi, lasci stare quella porta! Se le piace tanto, gliene darò un'altra! Ma sì, certo, chiaro. Ecco, ha detto che non è che gli piace la nostra Docodemo porta, ma qui non c'è niente da mangiare ed è molto affamato. Ma scusa, non gli possiamo dare qualcosa noi? Ma aspetta. Pare che non ci sia altra scelta. Assaggia questo, è decisamente meglio. No, non è arrabbiato. Sembra che non abbia mai mangiato nulla di così buono in vita sua. Hai ragione, Doraemon. Wow, è incredibile. Su, sbrigati, scatta una foto. Sì, giusto. Com'è la macchina fotografica? Non dirmi che l'hai persa, Nobita. Forse è caduta dentro la caverna. Ma come hai fatto a non accorgertene? Noi torniamo subito, tu aspettaci qui, d'accordo? Eccola qui, trovata! Ci ho seguiti! No, fermati, aspetta! Ora dove sarà andata a finire? Ehi! Adesso che cosa possiamo fare? Se si scopre che era una truffa, per il nostro villaggio sarà la fine. Forse è il castigo più giusto per aver imbrogliato. Oh, guardate, sono quei ragazzi di prima. Per quale motivo avete fatto una cosa simile? Non riusciamo a capire. Non è corretto. So che è troppo tardi per scusarsi, ma all'inizio non avevamo intenzione di ingannare tutta quella gente. Sì, insomma, io facevo solo la parte del babbuino alla recita del villaggio, capite? Poi casualmente due escursioniste l'hanno visto mentre indossava il suo costume nel bosco. Ehi, aspettate un
attimo, dove state andando? Ferme! Presto, sbrighiamoci! La voce si sparse in fretta. Le persone arrivarono in massa. All'improvviso gli affari andarono alla grande. Alberghi e ristoranti pieni. Gadget dello Yamagon, era incredibile. E siamo diventati avidi. Ora che avete svelato il segreto, è finita. Saremo costretti a tornare alle nostre povere vecchie vite. Ehi, scusa, Tasuke, si può sapere come fai a mangiare così tanto? Ma... io sono qui, cosa stai dicendo? Ok, allora questo chi è? Accidenti, il nostro amico abominevole uomo delle nevi era veramente molto affamato. Allora, ragazzi, ne siete proprio sicuri? Lo Yamagon non è nient'altro che un imbroglio? Esatto! L'abbiamo visto con i nostri occhi, signore! Ancora con quel costume addosso! Guarda che non ci fai nessuna paura! Avanti! Togliti immediatamente quella maschera! Ci pensiamo noi a togliertela! Qui c'è qualcosa di molto strano, perché non viene più via? Questo non è un costume, è un mostro vero! Ottimo lavoro, abominevole uomo delle nevi! Lo sapete? Ha promesso a Doraemon che ogni tanto verrà a farvi visita dall'Himalaya. Così non dovrete più imbrogliare la gente. Lo dovrete solo ripagare con dei dolci. I suoi preferiti, mi raccomando. Grazie per averci dato un aiuto. Già, avete salvato il nostro villaggio. E ci costerà solo un po' di dolci, è fantastico. Grazie infinite per il tuo aiuto, amico. Lo sapete, penso proprio che da oggi non avremo mai più problemi. Ecco a voi, Yamagon! Oggi sembra davvero di buon umore. Ed il monte Yamaoku è ancora pieno di visitatori. Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto.